Buon pomeriggio, benvenuti, finalmente tornati su Mystery Dungeon, finalmente che cosa? È passato veramente poco, l'ultima live di Mystery Dungeon cos'era? Sabato? E siamo già qui martedì, pronti a fare un nuovo tentativo. Benvenuti a tutti in live, dovremmo esserci, fatemi vedere da telefono se siamo partiti, che ogni volta su YouTube è un filino più complesso capire. Allora, live di oggi in cui ritenteremo... Scusate il rutto. Ritenteremo il dungeon della follia. Penso che comunque tenterò sempre di completarlo, perché ormai mi sto fissando. In più, ciao Manuel. In più vorrei poi, finito il dungeon, spoilerarvi la live di domani, parlarvene un po'. Live di domani, da qui tra l'altro, adesso ora che ci penso, potrei già impostare il raid quando stacchiamo, perché domani secondo me avremo un appuntamento molto bello, domani secondo me ci divertiamo parecchio, perché sto organizzando un format, secondo me, con i controcazzi, un format che gli abbonati lo sanno, ha coinvolto gli abbonati, nel senso che noi domani andremo a fare Pokémon Heart Gold con la mappa randomizzata. Se non avete seguito i miei format con la mappa randomizzata, cercate Creepy mappa randomizzata, poi finita la live sapete di cosa succederà. Ma ad obiettivi. Obiettivi scelti in gran parte dagli abbonati. Se siete abbonati, vi ho già messo in sezione community nel primo pomeriggio la lista degli abbonamenti. La lista degli obiettivi che dovrò completare. Ma finita questa stream la mostro ovunque. Ma ne parleremo poi, suppongo. Però aspettate che faccio la storia di stream in cui lo dico. Che poi spoilereremo la stream. Ma sono molto convinto di aver avuto un'idea figa e che sarà... e che sarà divertente. E che potrebbe portare la gente ad abbonarsi al canale. Cosa che è l'unica cosa importante, no? Cioè i soldi. È così che va il mondo, no? Comunque oggi cerchiamo di arrivare al piano... Quando è il nostro record in questo dungeon? Tipo piano 67? Qualcosa del genere? L'ultima volta è finita un po' tutto... È finita... L'ultima volta potevamo vincere, ma... Firo ha deciso di tritarmi. E probabilmente io sono stato un po'... Diciamo... Poco sul pezzo. Devo dirvi la verità. Tra l'altro sto, cioè nel senso, per questo dungeon, no, sto piano piano finendo le miniature. Cioè, non posso andare avanti con queste miniature qua. Quindi, se oggi non vinco, sappiate che la prossima stream di Mystery Dungeon, in cui faremo questo dungeon, avrà una miniatura completamente diversa. Perché dobbiamo cambiare un po', altrimenti rimaniamo sempre fissi qua. Ed è finita. No Gianluca, è squadra rossa vanilla. Solo abbiamo completato praticamente tutto il gioco, quindi abbiamo un bel po' di robe utili. Tipo Alakazam, che è fondamentale. Allora, metti Machamp Fiore con la bandiera originale. Ma tanto adesso devo andare nel dungeon, quindi cazzo devo fare. Oggi Mystery Dungeon. È finita la stream. Adesso iniziamo subito, raga. Oggi sono molto gasato, molto contento. Poi vi farò vedere perché riguarda la griglia di obiettivi per la prossima live. Sono molto, molto, molto contento. Poi vi spiego perché vi do della crappolor. Spoileroni sulla live di domani, emoticon degli occhi. E metti una host di... Metti tipo... No, non Little Root, Presidente New della Bar. Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Ora ti faccio divertire.
Perfetto. Vai. Grazie mille, Fengu, per l'abbonamento. 15° mese di Andrew Plus. Di Andrew Plus. Dai, andiamo a provare quest'altro minchia di dungeon, forza. Vabbè, Pelipper, portami la gazzetta, va benissimo. Chansey, la chiromante, the fuck? Leggi. Vorresti conoscere un modo semplice per vedere il tuo futuro? Te lo dico io, la chiave è osservare la prima cosa che trovi nel primo dungeon del giorno. Sono soldi, allora ne guadagnerai di più. Una pacca, sarai in ottima salute. Una mela, sarai fortunatissimo. Ma è una cagata. Ok, vabbè, pensavo fosse una roba mezzo seria, ma a quanto pare no. È buono che stiamo, se non altro, andando avanti con le con la gazzetta. Immagino che sia una cosa tutto sommato simpatica. Allora, la stream è stata spammata. Tra l'altro, posso dire, raga, io penso di aver fatto una delle storie di spam di Instagram più belle di sempre. Guarda che bella roba. Andatemi a seguire su Instagram se non lo fate. Bene. Ho notato che dovrei fare un po' più di storytelling su Instagram. Cioè, tipo, spammare le storie, spammare le live con dello storytelling tipo su Radical Red. Tra l'altro, su Radical Red, ragazzi, siamo veramente a un passo, eh? Ieri è successo quello che doveva succedere. Cioè, robe belle. Dai. Fottuta foresta purezza, noi due, che ti devo dire? Vai. Grazie mille per gli incubi, prego, non c'è di che. Allora. Vaffanculo, lo sapevo. Allora. Il nostro plan è... Buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Menare, esplorare tantissimo all'inizio. Per fare il più possibile, grazie Matteo Pizzicannella per l'abbonamento. Vi ricordo che ci sono gli abbonamenti. Pazzesco, vero? Soprattutto, poi vedrete il format di domani, ma vedrete che il format di domani vi gaserà. È un format dove gli abbonamenti possono scegliere alcune cose. Scusate, gli abbonati possono scegliere alcune cose. E secondo me, vi gasate. Elisir Max? Ok, buono, non male. Wow, ma sei un matto, Fengu! 50 abbonamenti regalati! Frate, grazie mille! Buongiorno, datemi il corazzino. Super, super, super grazie! Beh, allora, che devo dire? Tutti quanti i nuovi abbonati, tenete sott'occhio la sezione community. Andate a vedere un po' di spoiler che sono stati droppati, così li avrete in anteprima. E preparatevi, perché c'è il caso che si facciano altri episodi di quello che voglio fare. Fengu, veramente, grazie, grazie, grazie. Molto apprezzato, soprattutto su YouTube. Presidente della Repubblica, in questo periodo che sapete che ci sto puntando parecchio lato live, questo è un ottimo modo per lanciare il tutto. Wow, la chat è piena. Presidente della Repubblica, buongiorno. State sentendo a ripetizione l'alert? Mi sa di sì, eh? Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi il coraggio. È troppo alto, volete che io lo muti? Io non lo sento, in questo momento non mi dà fastidio, però sai. Presidente della Repubblica, cazzo ti manca, buongiorno, datemi corazzieri, per favore. Vai. Mossa, riflesso, va bene. Ok, shallam. Non ci credo, Fengu, si è regalato l'abbonamento a Beatrice. Corazzieri, per favore. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Fai vedere. Ma va, dai, impossibile. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Ma va. Ah no, Beatrice Stipo, ok, però top. Buongiorno, datemi ok, l'altra Bea, ok, sì, l'altra Bea, ok. Perché credo, non sono sicuro, perché, allora, perché so per certo che in questo momento la mia ragazza non sta guardando la stream, 100%. Credo, ma non ne sono sicuro al 100%, che a differenza di Twitch, YouTube, regali non a chi ti followa in generale, ma a chi è in chat in quel momento, credo, eh. Non ne sarei certo, ma credo che premi molto di più gli spettatori. Buongiorno, datemi corazzieri. Sabba, arrivate ovunque. Mi dite se vi dà troppo fastidio l'alert che si ripete in sottofondo? Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi corazzieri. Perché in caso no, Bea non sta guardando la stream di un altro, ragazzi, sta guardando farebbe ridere. Sta guardando un film horror con una sua amica. O almeno questo è quello che dice. Dai, alla Gazzan, Cristo Dio, però. Presidente, ho esplorato tutto, sì, direi di sì. Datemi corazzieri, per favore.
Se l'alert dà troppo fastidio lo muto per un po', perché su YouTube purtroppo se regali le sub, buongiorno, poi dopo l'alert va a spam. Scusatemi, io ho ottenuto degli item, non ho... Oh, Tergisfera, perfetto. Presidente della Repubblica, buongiorno. Buono, ho completamente ignorato la cosa. Sto livellando un po' troppo piano. Oh, perfetto. Matto magica, stronzo. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Ok, lascia perdere un attimino le scale. Lì dietro ho visto un tizio, ma verosimilmente lo incontriamo poi. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Vai. Perfetto. Sfera istante. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Aspetta che questo qua va decisamente tritato. Lì dà un sacco di XP. Livello 2. Allora, datemi i corazzieri, per favore. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri. Riflesso può essere carina. Riflesso la darei per fare l'XP, raga. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri. Questo ne dà talmente poche che... Allora, Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri. Riflesso, qua abbiamo esplorato tutto, vai. Bene. Repubblica dei corazzieri, datemi buongiorno, Repubblica. Per favore. Intanto sta spammando quell'alert. Seme Vorax, ok. Ribatti sfera, ricordiamoci che audio seme è fondamentale. Datemi corazzieri, per favore. Catepetia su una baccalancia che non sarebbe male avere noi, eh? Non so se era italiana questa frase, ora che ci penso. Per favore. Tant'è. Ok, io ho menato per sbaglio un clic. Tra l'altro posso dire una cosa, cioè Presidente, io quando devo spammare A corazzieri, per favore. Uso il velocizzatore, no? Cioè, che rende immensamente più vivibile la situazione. Perché senza il velocizzatore, porco due, sarebbe un incubo. Dobbiamo trovare anche del cibo, eh? Buongiorno, datemi i corazzieri. Just saying, Alagazam. Presidente della Repubblica, vorrei corazzare un prenotolo. È il meme del... Raga, ma l'avete vista la miniatura dell'ultimo video di Radical Red con il meme del cricetino? Io sono completamente drogato di quel meme lì. Mi identifico in maniera esagerata. Ok, Alagazam, il livello 3 non so quando lo vedrai. Ma suppongo non presto. Parabola sfera, che fame. Capito? Presidente, è una buona cosa. Buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Beh, questo qua so che scappa, quindi lo lascio perdere. Presidente, ho bisogno di una mela. Datemi i corazzieri, per favore. Non ho nessun tipo di cibo, ho una bacca stagna, mangio. E immagino di averlo assorbito di seme. Datemi i corazzieri, per favore. Please, gioco, dammi del cibo. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Questo dobbiamo menarlo assolutamente, che ha tanto XP. Please, gioco, dammi del cibo. Datemi i corazzieri, per favore. Per favore, niente da fare. Non so se qui c'è. Oh, wow, ciao. Buono, gli execute sono una mano dal cielo. Se riuscissimo a farmare con i... È ancora quel pushino lì, vero? No, perché ho attaccato? Non posso, tanto... Questo è realisticamente un vicolo cieco. Questo c'è morto, godo. Sì, no, Presidente, okay, della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Try che finisce qui, capiamo. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. In realtà Ratat si Presidente potrebbe tirare giù con Confusion quando lo becchiamo, così non scappa e non impazziamo. Allora, metti riflesso. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Mela. Mi immagino che mi dovrò tirare la baccalancia, una certa, ragazzi, cioè. Dai, ma Cristo. Allora, assegna riflesso. Ok. Qui però stiamo trollando. Wow, ma anche avvelenato. Wow, questo è un disastro. Oh, mangia la baccarancia, anzi, mangia lo store di seme un secondo. Raga, ma senza cibo non si va avanti. Grazie mille per gli elisir, ma... Insomma... non lo so, raga.
A sensazione siamo un po' sfortunate. Ma così, è una mia idea. Però dammi del cibo, non ho niente, devo tirare un'altra bacca arancia. Allora, lascia perdere la MT usata. Semevorax è veramente un disgusto. Ma non soldi a caso, frate. Oh mio Dio. Allora, inizia col mangiare questa qua che sistemi gli HP. Ma io non ci credo. Allora. Sonnosfera, sfera volée, carpisfera. Tirato su per sbaglio la sfera volée. Allora, io ho bisogno di esplorare in questo momento. Ho tirato su il transfer velo, tra l'altro. No, raga, non. Lascia giù la sfera volée. Non cambierei. Non scapperei da Keklon perché abbiamo bisogno di farmare. Ho i soldi, penso di rubargli roba. Cioè, penso di non rubare. Allora. Si fa un culo, tieni tutto. Merda, la gravel roccia, però avete ragione. Devo tirare su anche quella. Quanto ho 8 di pancia. Sto veramente vivendo la giornata. Ho un semefuoco volendo da tirare. Bro, una mela. Non mi sembra di star chiedendo veramente la luna, eh? Una figa di mela, almeno per stollare la situazione. Ma Cristo, Dio. Suppongo che a breve sarà anche ginseng, no? Ma dai. Non ci Ok. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Veramente cursata la situazione. Questa è una Grimer Pappa. Grazie Gianluca Beltrani intanto per l'abbonamento. Non so. Regà, mi tirerò il ginseng. Qua c'è una bacca arancia. Tra quanto salgo al 3? Grimer Pappa. Qua una bacca arancia. Almeno a Grimer Pappa appena arrivo alle scale la posso tirare e avere un filo di tregua. Ma potevo prendere la matto magica. Dai qua. Tirerò la bacca arancia. Per stollare un pochino. C'è un cazzo. Ti prego. Oh mamma mia. Raga, non lo so. Nel senso. È un po'. È un po' cursata questa situazione. Ora ho 30 di pancia. In teoria ho un po' di tregua. Sì, ma non posso livellare in santa pace. E questo è il problema. Sì! Grazie! Grazie, mangia tutto, alla Kazam è vivo. Alla Kazam può mangiare. Oh Gesù, bambino. Senti, mi brucio un po' le confusion, ma se non altro perché. Che
Ora che ho il cibo. Scialla, dovremmo salire tra poco al tram. Immagino fosse stata vicina. Avrei tirato la tergisfera, ragazzi. Avevo scelta, non credo. Wow, lui ha rollato riflesso. Mi faccio una sega, beh, spammerò A. Ok, livello 3. Bene. Continuo a esplorare perché... wow. Continuo a esplorare perché ho assolutamente bisogno di altro cibo in realtà. Vai. Ho assolutamente bisogno di altro cibo e non basterà mai così. Eccoci qua. Bene. Spamma. Ok. Dicevo, il fatto che io possa velocizzare rende tutto questo un attimino più umano. Oh, Obi però è un bastardo. Puntualmente ne arrivano due. Fanculo. Sì, perché tanca parecchio. Vabbè, scialla. Bro, muori! Ehi! Scappa. Ok. Stronzo. Ok. Oh mio Dio, una baccaliegia, va bene. Speravo fosse una mela, ti dico. Va bene, l'importante è che sia uno strumento di merda tipo la mutina sfera e non qualcosa di utile. Ok, giù. Grandi in sfera. Soldi, troppo utili i soldi, veramente. Vai qua. Oh, Satellites, mi fa molto piacere che stiate recuperando i VOD di Slagot. Bellissima sfida. Wow, questo qua si era bloccato davanti all'entrata. Interessante, non so nemmeno potesse succedere. Chissà quando uscirà riassunto di Slaco. Credo tra un bel po'. Sì, no, più lascialo perdere, fastidiosissimo. Vabbè, abbiamo una tergisfera. Immagino che... ok, buono. Immagino che... speriamo che non ce la vicinizzino. È la cosa più qua, immagino. Ok, sì, è tutto bloccato. No, non è vero in realtà. Tra un po' dovrei usare un Elisir Max, in realtà. A Widol ne dà veramente pochi di punti esperienza, possiamo lasciar perdere. Marilyn in compenso dovrebbe essere interessante. Quanto manca al 4, per curiosità 315. Gaudio Semen. Peccato. Non mi ricordo se Rals era giocabile. Potevo andare sulla matto magica, sarebbe stato furbo in effetti. Quanto dava Rals? 15, anche lui è inutile. Sistema le due stats. La leading del riassunto sta ciondolando. Allora, non è che... allora, quello di... è che prima c'è quello di Ultraluna. Trashlock. Ma Ultraluna Trashlock è... uno, lunghissimo. Due, ho un sacco di progetti che si stanno frapponendo. E tre, è veramente lungo. Cioè, tipo che sono a 50 minuti di video e sono solo ad Akala. Quindi potrebbe venire davvero un video di un'ora e mezza. Quindi cioè, per una serie di ragioni stiamo tardando un pochino. Sto tardando un pochino perché quel video praticamente è solo un mio lavoro. Ci sarà giusto... oh Cristo, mi ha droppato la precisione qualcuno, vero? Ci sarà giusto... qualche lavoro di Manuel sui tagli, ma... per il resto... per il resto easy. Occhio. Mo siamo anche più lenti, Cristo. Tolgo uno, eh? Troppo poco. Giochiamoci un po' di gravel roccia. Ci arrivi se te lo tiro? Godo, pagliaccio. Non che fosse molto utile. Cioè, piglia queste scale, va, piano 12. Ho la sensazione di star livellando un po' troppo poco, né? Però dai, in sto piano in teoria riusciamo ad arrivare al 4. Mela grande, ottimo, sonnosfera va bene. Tu ne davi un po' di XP, ha senso farlo? 48, sì dai, non è terribile, 48. Ancora Kecleon. Questa cosa faceva arrivare a chi la usa l'intero piano. Potrebbe essere molto utile, in realtà.
Magari ti posso droppare qualche idiozia. Tipo questa mutina sfera sporca. Fra tre piani hai Skarmory. Ma devo avere anche le mosse per gestire Skarmory. È il vero problema. Allora, ho un sacco di sfere inutili. Realisticamente questa non la uso mai. La Grandin sfera non la uso mai. Questa potrebbe avere senso. Questo potrebbe avere senso. Questo è molto utile. Sì, vai. Sì. Sì, ma non so cosa ho tirato su, frate. Mi sa che... No, io... Se permetti, la mutisfera te la lascio giù. Mi dai pure 150 poké anche se è viscida, mamma mia. Il bro ricondiziona, eh? Ciao Davide, benvenuto. Ti è arrivato un abbonamento, non so se hai visto. Oh, Elisir Max, Ginseng, ma figurati. Beh, in teoria potenziare ancora un po' Confusion non è una brutta idea, giusto? Per nulla, ho su una mela grande, quindi ora... Diciamo che l'emergenza cibo è rientrata. Almeno qui. Vai qui. Ok. Tutto a troia. Siamo senza pancia, spero oggetto bene la speranza di una mela. Sarebbe divertente, in effetti. Scusatemi, mi avvicino alla chat perché per leggervi devo andare dall'altra parte. Invece su Mystery Dungeon non mi serve il terzo monitor. Ok. Bene, suppongo che qui ci sia Skarmory. Allora, devo cercare di ammazzarne quanti più possibili. Ho anche la Gravel Roccia e i bastoni, quindi... Ci può stare a giocarseli. Oh! Fanculo, attaccalità inutile. Peccato. Ah no, Skarmory è dal 15, non è quando cambiava lo scenario? Ok, ha senso. Dai, siamo al 4, se non altro. Sembra che stiamo livellando un po' a rilento, ma magari è una mia sensazione. Magari è solo una mia sensazione perché abbiamo... Bel piano. È una mia sensazione perché abbiamo semplicemente sfigato un po' col cibo e quindi ho la sensazione di essere andato di corsa. A breve useremo... qua sta facendo... Pazienza, fai Confusion e Shuttle, va. Ok, livello 4. Se mitraglia non possiamo apprenderla, potremmo giusto venderla a Kecleon. Beh, attaccalite. Vabbè. Attaccalite la posso prendere. Ah. Ora ha senso. Questa è usata. Il perfornastro. Abbiamo la sfera. Direi che il perfornastro è abbastanza inutile. L'unica cosa per cui sarebbe utile è, immagino. Stronzo. Dicevo, l'unica cosa per cui sarebbe utile sarebbe... se non avessi la sfera, ma in generale direi che è abbastanza rivedibile. Allora, direi che possiamo droppare qualche sfera per questa bacca arancia. Cioè, anche solo la perforosfera. Cioè, mi sembra davvero una meccanica abbastanza... Dio cane. Forse l'ho un po' sprecata, sapete? Merda, quello era un MT del cazzo di riflesso, vaffanculo. Sì. Qua ho un po' gridato, mi sa. Mi levo semplicemente perché non voglio sprecare a troppi pp. Peccato. Potevo dare il transfer velo e spammare AM? Probabilmente sì, non era una bruttissima idea. Non mi è venuto in mente. Sì, sì, potrò reinsegnare il riflesso per ripristinare i PP, ma è una call talmente... Cioè, nel senso, secondo me, non serve.
Avrei potuto uccidere. Sì, mi sa che è un po' misplayata ora che ci penso, ma... Guizzatore non mi ricordo che cazzo faceva. Scrivi quelli gli strumenti lanciati al Pokémon. Ma... Va bene. Suppongo si possa droppare sta roba. Seme salute e teleseme. Questi sono un filo più interessanti. Lascia perdere il cazzo di guizzatore di merda. E senti, calati sto ginseng. Tanto per esperienza non sono così... No, ho sbagliato! Ho mangiato il seme salute. Pensavo di aver buttato giù il ginseng per qualche assurda ragione. My bad. Vabbè. Oh, allora, qua ci sono gli schermoli però. Allora. Stronzo. Ok, no. Il transfer vero non va bene. Giocherò con bastone grave. Speravo di riuscire a killare. Speravo di prendere il timing, ma... Evidentemente no. No, trasfervelo non è per grindare. No, cazzo, mi droppano tutto. Non ci crederò mai. Dai, muori. Ho bisogno della matto magica. Ho bisogno della matto magica. Schermo, riseguimi. Bravo. Allora, vediamo di giocare così. Riflesso e bastone. Fa 9 di danno. È decisamente poco. Perché 166? Wait, se tiro riflesso... Non raddoppio l'XP? Perché ho preso così poco? Perché non è diretta su di lui, né? Mi sa. Vediamo cosa succede con attacca Ledam. Oh, Fame sta facendo brutti scherzi, me ne frego. Moltra cervello? No, semplicemente ho spammato A. Minchia, non neanche uno schermo riesco a tritare. Potresti schermo rispawnare e rendermi la vita più semplice? Ma che sto? Perché sono ancora droppato? Sai che mi conviene stare sulla matto magica? A parte che ci sto morendo. Ok. No, in questo momento no, Filippo. Ci abbiamo... È un'idea, ma in questo momento non è il caso, secondo me. L'obiettivo è immune ad attacca lieta. Ma perché? Vabbè, senti, tira una confusion, poi spamma. Vedi che succede. Torna qua. Easy. Ok, 3-2-2. Sì. Domanda, se io rimango fermo sulla matto magica non possono dropparmi, giusto? Dai, ma perché Baltoy?
Ok. No, ma quella play lì, Red Fire ha senso. Che poi è Red Fear. Ha senso. No, ok, vedi. Ha senso se sei messo bene. Ma in questo momento noi abbiamo bisogno di banalmente cibo. Vogliamo farmare quanti più skermori possibili. Ok, perfetto. Qua io giocherei sempre di confusion più spam. Per farmare quanto più possibile. E cercare di bruciare un po' di risorse nel leveling. Contando ovviamente di ottenerle più avanti. Anche banalmente la mela grande. Io direi che finché non tiro l'ultima mela grande sono tranquillo. Beldum è un bastardo. Baltoio è un bastardo. Baltoio è un bastardo. Dai, Baltoio, non me ne frega niente di voi. Ma Cristo, Dio, ma quanti cazzo siete adesso falliti. Via. Please, dammi dammi schermori, non sti falliti. Vabbè, Executor ci posso anche fottere. È un buon compromesso. 85, non è un granché, ma non si butta. La fame sta facendo brutti scherzi, che mi sa che questo è l'ultimo schermo, di chat. Ok. Ma veramente è scappato. E questa è stata una bella tryhardata, vi dirò. Andiamo verso le scale perché stiamo per morirci di fame. Ah, questo è un bel regalino, dai. Doppio? Ma... Ah, ho capito, così è eccessivo però. Ma vaffanculo. Nice. Ok. Va bene, lo stesso, giochiamocela. Mangia uno. E mangia due. Oh, qua statisticamente uno di quegli schermi lo becchiamo. Perfetto. Figlio di puttana. Figlio di puttana, figli di puttana, figli di puttana, figli di puttana. Figli di puttana. Ok. Livello 6. Qua non so nemmeno se li ho già colpiti oppure no, capito? È un dramma. Ho anche una bacca arancia, occhio. Ma se io faccio terreno... Oh, cazzo, posso attivarla senza spostarmi, mi seguo. Non mi era venuto in mente. Ok, itta di nuovo. Spamma un po', spamma, spamma. Perfetto, spamma di nuovo. Easy. Easy. Figa se ho farmato. Mangio la mela grande. Entro al prossimo piano. Buono. Ok. Ho farmato un po'. Non ho giocato le grave rocce. Fa niente. Potremmo beccarne altri più avanti, immagino. Ok, c'è Scyther. Utut, lascialo perdere. Adesso dobbiamo ribeccare un po' di cibo. Gaudio Seme? Seme dormita, peccato. Beccassimo altri schermori andrebbe bene, eh. Non so se ci sono, ma... Ci può anche stare, tutto sommato. Ma, non mi... Li hai fino al 17, va bene.
Lascia perdere Slagot, che è un bastardo. Se li becco li trito, ma se non li becco fa niente. Wow, che piano. Cercando una matto magica. Ho sdovuto un po' un clown. Che brutto piano. Vai, vai, levati. Ok, Gravel Roccia. Leonardo, cerco gli schermori per l'esperienza. Abbiamo bisogno di fare XP su sto, in sto dungeon. Aspetta che c'è matto magica. Ok. Abbiamo 2000 per raggiungere il livello 7, d'accordo. Una gran voglia. Questo qua dobbiamo spammare un po' Ama. Che Slagot è un po' terribile. Dovrebbero non esserci più gli schermi. Sì, no, infatti tiro abbastanza dritto. Mi faccio giusto sto line 1, mi sembra fattibile. Oddio, ci dava un po' di XP. 56, sì. Non incredibile, ma... immagino vada bene. Però livello 6 qui dovrebbe essere carino. Scyther droppa circa un terzo dell'XP che dava... No, lui era un coglione in XP, vero? Sì, beh, 31. Scyther droppa circa un terzo di quello che dava... Questa è la fuga facile, quindi lascialo perdere. Questo è Slagot, lascialo perdere. Mela grande, ottimo. Questo pigliati il suo 56. Ok. Sono stato molto rognoso. Ricordiamoci che abbiamo, mi sa, tirato su una Grimer Pappa. Ottimo mela grande, ottimo mela grande, ottimo mela grande. Vai. Bastardo, bastardo. Sono un coglione però io, cioè. Che qui faccio veramente poco. Comunque il potersi muovere in diagonale, ragazzi, è un è un bel acquisto ora che ho cambiato le impostazioni del joystick. Non potendolo fare prima era tutto abbastanza cursato. Io ho ancora un elisir e uno vischioso. Va bene. Evadisfera direi che è inutile. Oh, Sunflora dà molto XP. Ok, liberato la Confusion, tira attacca lì. Quanto mi dava Sunflora? 119, non è male, sì, confermo. Oh, piano 20 in tutto questo. Sì, comunque sto dungeon qua è una tryhardata fuori dal mondo. Cerchiamo di cavarcelo un po' nel grinding con questi. Finiamo tutti i PP e poi... no? Bastone 11. Non è che mandasse di perdere il bastone. Va bene. Meglio, immagino, della tergisfera, no? Nettamente meglio della tergisfera perdere quella roba lì. Quanto mi manca? 1500. Faremo una fatica a prendere altri livelli, ragazzi, già ve lo dico. Sei confuso con i miei soliti a lancio? Ma sai, dipende. È un po' relativo, in questo caso ad esempio... cast form, ok, fermi, questo è utile. Qua conviene giocarli perché ci perdi un sacco di tempo. E 380, cast form è un altro... da grinding. Occhio all'attacco speciale di sto matto. Ok. Lumisfera è buona. Mela grande è ottima. Allora, droppo al guizzatore. Lumisfera sui piani avanti non è male. Mangia questa bacca pesca.
tira su sta merda. Diamo anche il semifuoco, se vogliamo grindare Castform. Potremmo pensarci. Castform c'è anche al prossimo piano? Qualcuno mi fa una un rapido check sulla wiki? Perché allora qui c'è la sand e non è bello per nulla. Come potete vedere. Però immagino che in generale poter fare Castform è buono. Aspetta, vado a cercare io. Questa è la foresta purezza, no? Foresta purezza. Intanto vi ricordo che se volete potete abbonarvi al canale, ma soprattutto iscrizione se non siete iscritti. Mi raccomando, è gratuita. Per favore, iscrivetevi. Altrimenti vaffanculo. Castform. 21-22. Possiamo farmarlo al prossimo piano, Castform. In teoria possiamo farlo. Dobbiamo tirare un Elisir. Mi fai vedere, scusami. Quindi il riflesso non ha funzionato? 44. No, riflesso... Allora, questa è una cosa interessante. A quanto pare... Ottimo, Gravel Roccia. Cioè, a quanto pare il riflesso non funziona nel momento in cui vuoi grindare. Questa è una news abbastanza interessante, soprattutto perché qui mi costringe a tirare questo Elisir qua per grindare. Cerchiamo di risparmiare Confusion per quanto possibile, ma spero poi di riuscire a gestire in altro modo i PP, raga. Ecco, magari ora che dobbiamo grindare... Però Casper mi sa che è molto raro, eh? Più di Skarmory. Il bastardo mi ha avvelenato, non ci credo. Che rosicata. Vabbè, lascia perdere il grinding di ca... Oddio, posso provare a rimanere un po'. Vabbè. Un po' unlucky, ti dirò. 44, no, sto giro ha funzionato. Oh, non capisco perché prima non ha funzionato. Ah no, qui ho fatto attaccalite e questo vuol dire... Sì, questo vuol dire che prima il riflesso ha funzionato. Non capisco. Forse se finisce non è più valido. Matto magica da qualche parte, please. Ma non ci credo, il cecchino. Tira sul geo sasso, ci serve. Sembra assurdo, ma... Lascia giù il bastone se il geo sasso lo fa. Mi sta facendo brutti scherzi, ma di roba ne ho trovata. Ciao, vai. Non trovi le matto magiche neanche a pagarle. Vabbè. Casper può respawnare a piani più avanti, quindi... Immagino vada anche bene così. Non dovrebbe mancare troppissimo a livello, no? 4-2-4. Bene. Sì, ma che danni che prendi con la tempesta. Ok. Dai, ne ho tante, dimmi le grandi, tira. Tira, 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 tira. Cazzo, solo soldi di merda. Almeno ci fossero più Kecleon. O dei Kecleon utili, cazzo. Ho trovato degli store di Kecleon che facevano rabbrividire. Vieni qua, dai. Easy, come ho fatto a shottarlo? Yes! Ok, questo è ottimo. Droppa smitraglia, dai. Va bene. Cerchi di tritarlo. Più che altro ti sei di livello molto ogni mai. Quanto esperienza ci vuole per un livello? Too much. È veramente molto, però... il concetto di Alakazam è che ai piani più alti, quando inizi a soffrire, spammi teletrasporto per cercare di scalare gli ultimi. E sì, è abbastanza terribile, ma...
È una strategia, se non altro, comprovata, quindi. Calma, cioè si fa. Ok, promemoria, Poliwag lo possiamo lasciar perdere. Trapinch non l'avevo, tipo, mai beccato. Che cazzo è venuto fuori questo? Spaventa un po'. 120 di XP, però. Ok. Potrei quasi iniziare a ingrandirmi la pancia. Ok. E ho due mele grandi da parte, quindi... Ma porco Dio! Ma Cristo! Ma io non ci voglio mai credere. Sa, prendi queste scale, ti prego. Che cazzo di incubo. Ma questo devo pure affrontare. Che minchia, un altro Growlit. Ok, ho capito. Senti, fai baccarange e tanti saluti. Questo dovrà fare boato una certa, immagino. Morire non se ne parla, Growlithe? Va bene. Fra! Ma stai scherzando? Ma perché poi sono così veloci? Spinarak dava tanto XP, me lo ricordo. Non ho capito cosa mi hanno droppato, ma... Puttana troia! Ah, limitazione! Ok, sì. Dai, piano 26, siamo a un quarto. Beh, riflesso sigillata, sti cazzi. Questo è inutile. Grimer Pappa, tirala pure su, se hai qualcosa da droppare. O da mangiare. Mangia sto storo di seme, va là. Alakazam ce lo raggio, tanto non la prende, raga, quindi... Io la lascio giù, tanto... Per Kecleon ho in generale dei soldi, e se non ce li ho scappo con teleport. Gaudio seme. Tele seme non è male, prendilo. Lascia giù... Sfera oggetto, è proprio la mossa dei disperati, eh? Sfera mobile. Questa può essere molto interessante in realtà per scappare dai Kovim. Inizio a droppare delle sfere che realisticamente userò pochissimo. Vai. Sì, mele ed elisir se ne trovano abbastanza... Con frequenza, è quello che ho notato anch'io, quindi... Anche sulle mosse comunque vedete che sono molto più tranquillo a tirarle. 2700. Cristo, puzzava proprio di dungeon, di covo sto posto. Mangia sta bacca pesca, fanculo. Oh, combinatore ne ho già uno, ma... Chi è che dorme lì? Farfetch, vabbè, sali. Combinatore ne ho già uno. Difficilmente voglio giocarne due, secondo me. Ha sensazione. Ok, il clima è la neve. Questa non è una bella notizia, ma... Va bene lo stesso. Però aspetta, neve non è grandine. Cosa fa la neve su sto gioco? Busta qualcosa? A qualcuno? Non mi sa, coglione. Yanma dovrebbe dare un po' 104. Perfetto. Occhio alla mia vita. Ah, era paralizzato. What the fuck? Ok, mi sono perso. Era, per qualche ragione era paralizzato sto Pokémon. Elisir Max? Ok.
bene. Velocità dei tipi ghiaccio, capisco. Ok, 120 XP. Sappiate che a una certa dropperò anche il combinatore. Posso sapere per quale assurda... Che fight. Magari mi dai una matto magica a gioco? Perfetto, grazie mille. No, non ti venga mai in mente, eh? Ci mancherebbe altro, guarda. Ok. Qua fai la play. Uno. E uno, due. Vai a 120 di pancia. Questo dà talmente poche XP che tenderei a fuggirmela. Ok. Combinatore ci sta a venderlo. Sì, ma... Cioè, sì. Occhio, questo è fastidioso. La confusion tipo mezzo basta. Non mi stare la Gazam. Ti prego, per favore, non trolliamo a caso. Non trolliamo a caso. Non t'ha droppato la precisione. Grazie. Tira giusto Teddy la russa. Va bene. Regà, ma le matto magiche le hanno rimosse dal videogame? Non ho capito. Oh. Seme fatto. Bello questo. Questo è quello che ti droppa di un livello. Mostruoso, eh? Dio cane. Suppongo sia un po' spammino di teleport, no? Almeno un teleport lo tirerei e poi vediamo. Proverei a esplorare giusto un pochino. Bello questo. Che cazzo fa quel Pokémon? Allora, wait. Scambia. Telesema. A questo punto ti dà il nastro Spex. Raccogli di nuovo il telesema. E ritiri teleport. Ok. Andiamo di gestircela così. Bene, Yanma, cioè, me lo posso giocare 1v1. Secondo Yanma, altro 1v1. Taddy la russa posso fare 1v1. Velocisfera non è male. Non mi dispiacerebbe avercela. Io lascio giù il combinatore, raga. Secondo me non è così utile in sto dungeon. Ok. Store di seme, lascialo giù. Ok. Bello avere il nastro Specs. Sì, molto bello avere il nastro Specs. Ciao, vai via. Piano 30. Va bene. Bene. Ok. In qualche modo stiamo andando avanti. Siamo messi più o meno ok, immagino. Ma veramente? Occhio, raga. Ok, mi hanno paralizzato, mi hanno tolto il veleno. Ottimo, ottimo. Ma... Ah, vabbè, ovvio. Certo, che ci vuoi fare? Certo, attacco speciale cala di poco, non c'è nessuna matto magica. E appena la troverò ci saranno anche le scale. Ok, Elysir Max.
Quasi da tirarselo, eh? Ma in realtà lascia giù il semifatom. Bastone 8 con Geosasso e Gravel Roger. Ma arrivati a sto punto si può anche lasciare giù. In realtà si potrebbe lasciare giù nell'Easier Max di questi, eh? Credo che... So di avere la tergisfera, preferisco tenermi la tergisfera. Metti che il transfer velo va a Troia. Però di Elisir ne abbiamo talmente tanti che... Cioè facciamo la Kazam secondo te, piano piano? Molto piano. Ok, 126, buono. Suppongo tirare almeno un Confusion sia sempre abbastanza importante. Anche più di uno probabilmente. Figa, sti Pokémon hanno tutti Velen Polvere ormai. No, bro, non scappi. Non hai capito un cazzo. Giù. Ok. Va bene. Questo è Nidoran o Nidorino? Nidoran. Qui non è che darà troppo XP, vero? 50. Ho un po' sprecato. Cazzo, ma le scale sono là, merda. Non l'avevo viste. Cioè, non mi ero dimenticato di essere spawnato nella stanza delle scale. Vai, sali. Che tempo nuvoloso, qua dovrebbe esserci Castform, eh? Volessimo rimanerci un po'. Magari grindare e giocarci un Elisir, tanto di pan ci siamo messi bene. Lascia perdere il combinatore per ora. Bel piano. Thanks. Occhio. Chill. Spamma e grinda un po'. Sì, noi possiamo ottimizzare il gameplay senza romperci i coglioni per il semplice fatto, raga, che abbiamo... abbiamo il velocizzatore, altrimenti qua sarebbe tutto un incubo. Occhio a Beedrill. Però dovrebbe dare una bella amount di XP. Tipo 150, no? 76. Disgustoso, ma me l'ha preso il Gaudio Seme. Seme sprint è semi utile, ma probabilmente più del seme dormita. In realtà avere i telesemi è abbastanza inutile, ora che ci penso, ma... Sto guardando la vita intensamente. Allora, forse voglio grindare un po'. Wow, e questo? Dove cazzo è sbucato fuori? Quanto ho preso? 88, ma che scandalo! Questo mi avvelena sempre. Io sbaglio, devo tirarlo giù prima. Ma Cristo, dai! Ma sono sicuro che c'è Castform qui? No, 34-38 di Okano, ho visto male. Vaffanculo. Secondo me Attaccherito non triggera Crappo, no, triggera. 100%. Lo faceva sugli schermori. Quindi triggera. Ok, abbiamo appena tirato uno, quindi fa piacere. Occhio che Gligar è tossico, eh. Sì. Tossico era proprio la parola giusta. Chi l'avrebbe mai detto? Gaudio Semen. Sordi Semen. Mangio le prove a salire sulle scale. Ottimo. Ok, qua ci sono i Castform volendo.
Non avere mosse offensive è un po' un dramma, ragazzi. Occhio alla vita. Occhio alla vita. Ah, fanculo. Bene, Castro c'è anche al 38. Niente, devi salire. Trappo non trigger, ti prendevi XP con scaloni perché lui fa mosse sui... non è solo se sei tu ad usarle. Ah, buono sapersi dopo 70 ore di gameplay. Thanks. Ok. Vabbè, immagino che ci si metta comunque molto. Dai, ma veramente? Ma perché, porco Dio? Perché? Perché lo devi missare a caso? E poi togliergli 8? Però vuoi anche avvicinarti oppure? Perfetto. Questo tanto ha fuga facile, quindi... io me la gioco così. Easy. Occhio giusto un attimo alla vita. Appunto, ok, livello 8, bene. Grazie mille gioco per le matto magiche. Mo mi chiudono tra l'altro, quindi... bastardi. Bastardi, bastardi, bastardi. Fanculo. Sì, ma che fatica, cazzo. No, di cibo come son messo, ok. Tirala, va. Bello. Oh, finalmente una mossa di danno. Leva, a sto punto, boh, se attacca l'ite non trigger, la leviamo. Anche per una questione di pp, veramente. Riflesso è potenzialmente molto più utile, no? Guarda che danno ho preso a caso. Ma sono meno rare le matto magiche più si va avanti nel gioco? Cioè nel dungeon, fatemi capire. Non ci credo. Ti prego, shottalo. Ok, sono meno frequenti. Cristo Dio, vabbè, cast form però, dai. Ah, aspetta, 34-38 era un range allora. Ok, make sense. Oh, vai di riflesso. Tu fai furto. Mangiati il semefuoco che fai 45. Fai confusion, dovrebbe essere easy. Non è easy, ok, per qualche assurda ragione. Ma ha droppato la speed, io non ci voglio credere. Ok, cast form è morto. Aiuto. Aiuto. Ah, merda. Fai fare teletrasporto, va. Ok, Grimer Pappa vischioso, come se non fosse già una merda di base. Sali, 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 sali. Troppo pauroso. Oh, Dio mio, però, che fatica.
Raga, ma quanto tankano. Non capisco se sono underlivellato io o se... Semplicemente lo sto piano piano prendendo nel culo. Ma vaffanculo, va. Fammi uscire che c'ho il veleno. Dai, cazzo, però c'ha... Mezzo ai coglioni tu sempre, un po' a prescindere. Ah, un item il bro. No. Semplicemente il gioco non sa scrivere. No, ragazzi, se iniziamo a lasciare i piani adesso perdiamo. Allora. In tua altra mela grande. Non ci credo. Raga, no, ho sbagliato. Perché la mela grande non mi fulla, mi dà 100. Quindi io in quel momento ero a 104, non a 120. Marco Dio. Devo tirarmi prima un'altra cosa random. Tirati sto Elisir Max. Ho sbagliato. Vabbè, dai. Troveremo altra roba, no? Qua vai a più 2 di vita. Ho fatto un disastro, raga. Quello è un gloom, sì. Norco 2. Una sfera, un MT. Ho già che teleport, dai. Ma realisticamente incontreremo qualcuno sulla strada. Qualcuno prenderà questa direzione, no? Ok. Piano 40! Lo so che frustrazione poteva essere buona, raga, però non lo so, cioè... Siamo ogni giorno siamo nella merda fino al collo. Aveva psichico? Vabbè, Shal. Cioè, ai piani alti le mosse non sono così utili. Noi abbiamo un confusion a più 2 da ginseng. Non avrei comunque... Raffa sfera, tirala. Ottimo meme. Thanks. Senti... Droppa un geosasso. Non ci credo. Vai, Salim. Gaudio seme. Fanculo. Mangialo solo per... Oh, wow. Immagino che sì. Il nostro Specs già ce l'ho. Mangia la bacca pesca. Wow, Caclon, che negozio. Complimenti, porco Dio.
mangia semplicemente sta mele, vaffanculo. Se te li paghi sei imbarazzante comunque, Kecleon. Questo è estremamente pericoloso. Dai, cazzo. Vabbè, ok. Questo qua, raga, mi devo ricordare di... Ti ho detto di fare Confusion, testa di merda. Carpesfera. Fanculo, sono avvelenato. Devo andare avanti. Raga, Dio cane! Ma ho fatto due passi. Finisce malissimo. Finisce malissimo. Ok, mi ha paralizzato e mi ha tolto il veleno. Provvidenziale. Gaudio Sem, Sem è dormita, figuras. Vado un po' di mosse. Ok, mela grande. Questa è una situazione interessante. Mangio una Grimer Pappa. Mangia la mela grande. La pancia diventa più grande. Eludinastro non male. Ok. Mi tira su sti soldi. Cazzo devi fare. No, Casmo adesso è da 54-59. Che voglio dire, sarà già una sezione in cui farmare sarà un po' più complesso. Bella punta acciaio. Lascia giù bastone 2. Mi tengo ancora la gravel roccia schifosa. Sia mai che una certa diventa utile perché tiro. Ok, scherzone. Vai. Grazie, gravel roccia. Sei durata veramente poco. Io non mi faccio troppi problemi e attacco con le mosse. Tanto di elisir ne ho, raga. Ok, spam di geosasso, non male. Questo magari nelle sale a distanza, se vogliamo toglierci qualcosa, è buono. Io comincio a farmi meno problemi di mosse, raga. Questo dovrebbe morire con un attacco. Dai che ti manca poco, eh? Ti manca poco al 9, frate. Tira ancora furto, perfetto. La matto magica è qui, non incontra... Furto dovrebbe bastare. Ottimo. Matto magica. Altro Brelum. Ho preso il Parasista Memory. Okay. Ho finito Confusion. Questo sembra uno spot da Kecleon. E invece il cazzo. Il pipo proprio. Ok. Livello 9. Bene. E metti. Bravo. Ok. Leva, ti direi quasi riflesso. Questa ci può aiutare a stollare un po' Confusion, riflesso. Oddio, il riflesso in realtà è buona, eh? Noi siamo messi molto bene di PP, potremmo far volare anche furto, secondo me. Fai così. Oh, droppa qualcosa di inutile. Grimer Pappa. Figa Gloom, mi devi succhiare il cazzo. Non hai idea. Ah, Nincada darà un sacco di XP, immagino. Agius è sempre il solito, certo. Sempre 69. Ok, immagino mi tirerò la Grimer Pappa a una centro. A una certa. Scusatemi, raga, sono drogato. Cioè, no, non sono drogato, sono...
concentrato sul da farsi. Porco dio, puoi colpirlo anche? Ma lo sta colpendo? Bravo la Kazam, GG, ci sei riuscito. Può dotare la Grimer Pappa, no? Vabbè, pace. Guizzatore mi può succhiare il pisellone. Allora, vediamo se riusciamo a fare un lavoro fatto bene. 15. 15. 15. Boato. Thanks. Bello. Magari. Incredibile quanto sono stupido, ragazzi. Che ho finito anche furto. Merda, io sto perdendo un sacco da parassistema, cazzo. Wow. Figlio di puttana. Merda, ma quel Gaudio Seme, raga, mi... Dai, non sarà mai un Gaudio Seme. Oh, merda, è arrivato il momento, raga. Ok. Top. Il riflesso l'ho pensato per queste situazioni qua. Sono stato molto pavido qui, eh? Parecchio. Ma direi che ci sta. Se mi vorrà, vaffanculo, lascia perdere. Combinatore, lascia perdere, non mi interessa. Ninkade, riusciamo a evitarlo, magari. Tanto di avere 69 punti XP e sprecare una mossa, sinceramente. Skiplum. Stai scherzando. Godo. Questi qua li ho evitati un attimo. Oh, fermi che sono un po' in apnea. Allora io ti alzo su un vigornastro che è letteralmente inutile. Allora, un po' di sfere. Una store di sfere molto bene. Ho introforzo. Due Elisir Max. Sono circa a metà dungeon. Sguardo, mi fa paura. Ma ha burnato il merda. Prendo bei danni, eh? Quanto tanca. Tergisfera. Va bene. Qui due item qui. Bella baccarancia, la voglio. Potrei lasciare giù le lui di nastro. Nel momento in cui ho il nastro spex è meglio, no? Ma stai scherzando? No, ma veramente? Thanks. Qua ne ho giocati un po', ma tanto punto sugli Elisir poi. Sfera vuole, lascia perdere. Ok, Golbat, tira riflesso. Questo qua fai fatica a scappare. Prima ti rifletti, meglio, eh? Ok. Sì, non mi chiedete perché è corpo di fuoco dopo Confusion. Penso che sia una meccanica di Mystery Dungeon a sto punto. Allora, non mi dispiacerebbe arrivare al 10. Vi dico la verità. Mela. Mamma che sfiga del cazzo. Vabbè. Spero che almeno vi abbia fatto sorridere sta roba.
Ok. Bello la roba che mi ha dato Bagon. Ha dato un sacco di XP. Ok. Sì, no, a quanto pare niente più mela. Ottimo, Elisir. Tiralo su così posso giocare con Fusion senza problemi. Tirati una mela. Raccogli sta roba. Cerchiamo di levarci. Tutto questo, raga, madonna, sono un'ora e mezza di live e non mi sono neanche accorto. Ottimo. Una cazzo di scala, ti prego. No, Magmar, non hai capito. No, no, ti eviterò bellamente, non è il caso. Se non ricordo male, i Tangela davano un po' di XP, no? Wow, per qualche ragione è ancora vivo. Sì, 138 non è malaccio, dai. Confusion e furto. Quanto ci manca la Gazam? 1300. Ok. Ah, figa. Consuma sta Confusion, va bene. Allora, siamo quasi al piano 50. Quello è un Nidorina che dorme. Io non lo triggererei se dorme. Lumisfera, un'altra. Sacrifico il seme sprint, raga, vi spiego perché. Nella mia testa mi è più utile spammare teleport. Gaudio seme, seme Vorax. Metti subito riflesso e spamma un po' Confusion. Ok, 162, ottimo. Nastro zinco aumenta la difesa speciale, ti direi. Stronzo. Confusion. Ora magari spamma un po' furto. Ok. Riflesso è molto buono, raga. Ai piani più avanti spammare riflesso più teleport è davvero tanta roba. Questo è ancora il seme Vorax bastardo. Ok. Sto per finire le confusion, Bastardo, adesso sei arrivato. Spamma furto. Porco dio. Stronzo. Ma figurati se tiro su un Gaudio seme di merda. Figurati. Vaffanculo. Firo. Ok. Sì, Furia Stab. L'ho sentita anch'io dritta nel culo. Appena trovo le scale scappo perché non trovo le matto magiche. Figa, i tumoli è un mat... No, ti prego! Teleport. No, ma stai scherzando. Allora, vediamo di giocare... Dai, Alakazam, dio cane! Ma Cristo Dio. Ma io non ci posso credere. Dove cazzo sono le scale? Sono... Qua. No, dove sono? Non ci credo mai. Cerca di killarlo. Non lo so. Attiva riflesso. Ok. Ma dove cazzo sono?
Livello 10 intanto. Non ci posso credere. Quanto tanca. No, basta. No, raga, quanti Pokémon sono? Prendo troppi danni. Ma vaffanculo, va, dio cane, vaffanculo. Allora, mangio una bacca arancia perché qui sta per arrivare un delirio. Che fare teleport? Leviamoci un attimo. Niente, Gaudio Seme introvabile. Allora, mela grande. Se riuscissi ad andare a full vita potrei ingrandire la mia pancia, sarebbe ottimo. Sono banalmente switch così. Furto l'occata. Vabbè, Hitmonlee si può menare. Di base Hitmonlee non è un grandissimo problema. Due hit lo tiri giù. Arcanine. Dai, ma siete seri? Fra, non posso permettermi di affrontare tre Pokémon in mezzo a una sala, cioè un delirio. Nei corridoi posso anche affrontarli, ma così no. Ho finito con Fusion, ma penso con Riflesso di poter giocare anche un po' di furto, no? Ok. Vedere quanto prendiamo. Questo è inseguimento, vero? Sì. Ok, non ha più contatore, ottimo. Dai, muori testa di cazzo. Top. Certo. Occhio a fulmine sguardo. Finché siamo sotto Reflect è una buona cosa. Scale o matto magica, scegli tu il gioco, eh? Piano 54. Sarebbe da prendere subito le scale qua e mangiare un piano, forse. Provocazione irrilevante. Gala linea di Enamel. Fa niente. Ok. Oh, tira riflesso. Tirati un Elisir Max. E riassegna confusione. Wow! Di burn. No, ho sbagliato. Ho riflesso, vero? Sì. Killa sti idioti. Tra l'altro ci fanno salire molto rapidamente gli Hitmonlee, eh? Scale, 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 scale. Ok. Criminale. Nel chill, nel chill, nel chill, nel chill, nel chill. Scale, 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 scale. 56. Pausa! Pausa un secondo, calma. Allora, il guizzatore non lo voglio. Questo è un Elisir Max che prendo volentieri. È la tredicesima tergesfera che ho.
Ok. Ho doppia mela grande. Ho dimenticato di ingrandirmi la pancia. Prima ero... wait. Ok. Cioè, molto interessante. Gioca le gravel roccia. Confusion in quanto gli fai 17. Non male. Ok. 380 XP è eccellente. Quello è un Mike Tina. Devo dire la verità, un po' mi spaventa. HP, io faccio 2, 3, 15. Penso che 6 furto dovrebbero circa bastare. 104. Ecco, Mike Tina, se riusciamo a evitarlo, forse non è una brutta cosa. Non dobbiamo andare sulla matto magica. Ovviamente, quando trovi la matto magica, raga, è completamente inutile. Lucky per le scale, ma cargo. Occhio ai danni. Scusatemi, io devo rientrare qua ogni volta. Questo è un errore stupido. Spamma furto qui. What the fuck? Ah, ho finito furto. Lol, non spammare furto. Livello 11. Figa se stiamo salendo veloci ora, raga. 57. 58. Spina argento, ottima. Droppa serenamente gravel roccia. Appena possibile, appena siamo vicino alle scale, tiriamo una Grimer Pappa. Riflesso. Into, vedi il tritar sto idiota. Chill. Non è più confuso, che speravo di farcela. Kill allora. 2.50, bene. Ora 2006, ma... 13 Pokémon di questi piani, abbiamo livellato fino al 12, quindi potrebbe anche essere ok. Oh, c'ho questi. Iii, quanti sono? Teleport. Scusa, il gravel roccia uno che ho lasciato io. La Gazzama è più lenta, è un po' terribile. Posso credere. Ma dove cazzo sono le scale? Ma io non ci credo, sono... A sto punto tenderei ad ucciderti, a fare XP se permetti. Se permetti, se posso, eh? Cristo Dio, scoppia. Qua sopra c'erano degli item. Li avranno presi tutti. Vabbè, fanculo, prendi queste scale, dai, piano 59. Ma Cristo Dio, ma siete ovunque, teleport. No, l'1v1 posso anche farlo, ma... Wow. Fai un attimo riflesso, per favore. Questo, minchia, non gli faccio una sega. Una cortesia. Metto un attimino il transfer. Sto finendo gli elisir, però se ne trovano, dai. Non faccio niente. Potrò mai credere nella vita. Mai. No, ma guarda te. Altron. Thank you.
raga, sono terrificanti sti Pokémon. Solo trappole sto beccando. Questo qua sta ancora scappando, però. Vuol dire che posso usarlo per farmi un po' di strada. Confusion su di lui è giocabile. Baccarancia. Stordisfera ottima. Devo trovare le scale però. Non ci credo. Giocati un po' di teleport. Cerchiamo di hittare la stanza. Perfetto. Piano 60, ne mancano 40. Ditto che cosa mi significa. Si era bloccato il controller, tra le altre cose. Bene, ci sta. Magari dito da tanto XP, eh? 17, bene. In tutto questo mi sto continuamente dimenticando di mangiare la Grimer Pappa che ho da parte. Oh fuck, siamo arrivati a questa parte. Combinatore lo valuterei. No, a parte che non ce l'ho, ma 40 cazzo di piani. Io non ci voglio credere. Questa è la mia fortuna. Ah! Va bene. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Direi che è tutto abbastanza chiaro, no? Back to back. Piano 62. Immagino di dover trovare un altro Elisir. A una certa. Altrimenti finisce tutto malissimo. Ho introforza da parte, quindi. Suppongo cercherò di bruciare un po' facendo attenzione, ma. Gli ultimi piani ho anche. Giocati un teleport. 63. 64. Dio porco. Dio cane. Dio merda. Fermi. Allora. Calma. Dobbiamo mantenere la calma qua. Diamo il transfer velo. Gioca la stordisfera. Hanno muta. Incredibile. Velocisfera. Godo. Oh cazzo. Carancia, bacca stagna, mangialo, me frega un cazzo. Siamo intro forza, ce l'ho, ho bruciato un sacco di item. Lol. Bacca stagna, Intu, vuoi dare la trappola, che forte.
Bella Galalinea, questo dai faceva. Questo è stato di pancia vuota, fondamentale. Questo mette la terra in pesta e io bestemmio in 50 lingue, ognuna diversa. Ho fatto anche la rima, mannaggia la madonna testa. Minchia che danni che prendo. E sto sotto riflesso. Capisco. Suppongo a breve giocherò. Wow, mi stanno inseguendo abbastanza incazzati, eh? Sì. Se. Mi frega un cazzo. 66, credo che sia record, eh? Qualcosa del genere. Che fame. Ok, tra un attimino andremo a tirare le mele grandi. Ok, qui c'è una matto magica, ricordiamocene. Batte il cazzo, piano 67. Baccarancia, tira lassù. Non un veicolo cieco, please. Oh, Gesù Cristo, che è sta merda. Insomma. Guarda, ne approfitto. Io non ci posso credere. Mio Dio, le scale. Piglia sul combinatore, piglia le scale. 68. Cazzo è sta merda, non mi ricordo. Mirino inutile, bello. La fame che fa brutti scherzi. Quella bacca stagna lì non mi ci avvicino nemmeno. Tanto di cibo dovrei essere messo più o meno ok. Pietrisfera per i covi eccezionale. Non mi scliccato. Allora, riflesso. Vedi furto cosa fa. 11. Tutti i furti bruciati. Ora metti entro forza su furto. Sì. Ottimo. E lancia via sta merda di MT usata, va. Lancia anche questo. La Galalinea, tienila. Magari lanciato un Pokémon avversario può essere utile, ma... giusto perché non ho altro da buttare. Ok, pancia vuota, mela grande. Il coglione. Suppongo che confusion into intro forza sia ok. Perfetto, scala. 69. Ho un po' sbagliato io. Sarebbe... clamoroso un altro Elisir Max, raga. Ok. Quanto mi manca a salire al 12 per questa 1000? Tirar su un Elisir Max sarebbe proprio importante ora. Puoi darmi tipo delle scale subito? Fanculo. No! La carancia inutilizzabile. Vabbè, nel caso l'Etergia. Sento puzza di merda. Sento puzza di merda. Oh Gesù Cristo. Vai. Diagonale. Va bene. Piano 70. No. No, non me la sono proprio sentita, ragazzi. Sarò onesto. Qua. Sarò anche stato pavido, ma non mi sembrava proprio il caso. Merda, questo quanto regge. Quanto cazzo regge. Giù. Ancora geloraggio come mossa. Scale o matto magica, ti prego. Scale o matto magica, ti prego. Scale o matto magica, ti prego. Anche perché, raga, io ho solo 10 teleport e non ho Elisir in questo momento. Scale. Fanculo. Devo cercare di risparmiare i teleport. Non ci credo, che sfiga del cazzo che ho. In tutto questo c'è uno Slaking che si aggira, ve lo dico.
No. What the fuck? Teleport. Bellissimo. Elysium Max. Ok. 72. Ottimo. Che culo. Scale più Elysium Max. Questo è stato huge, eh? Questo è stato molto importante. Scale. Gaudio seme, qualcosa del genere. Seme dormito. Tieni. Nel chill. Va bene. Dovremmo anche salire al 12 tra poco. Mettigli il riflesso. Spamma un po' confusion. Ok. Stavo pensando che magari. Oh wow. Ok. Seme fuoco. Teleport. Let's go. 74. 75. Ci vorrebbe un po' di culo a gratis. Grande. Lascia giù l'oraggio. Ok, suppongo di avere Viplume dietro di me. Qualcosa mi dice che... Teleporto un attimo. Sono un po' spaventato. Ok. Sono burnato. Scale, 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 scale. Non ci credo. No, ho paura. Sono bloccato sui piedi. Non ci credo. Uh! 76. Dai, forza! Sfera oggetto. Va bene. Grazie Teleseme. Ti devo un grosso favore. Dai, forza. Ok, chill. Basta evitarlo. Chill. 77, ok. Fuck. Oh mio Dio. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sono ancora sotto riflesso, vero? Sì. Ok, muori, stronzo. Allora, lumisfera, così vedo le scale e non rischio il veleno. Non girare di qua? Ok. Ma io non posso crederci, tira teleport, qua siamo un po' incastrati. Ma io non voglio mai crederci, mai. Thanks. Ok. C'erano veramente 800 Pokémon, non potevo rischiare troppo. Introforza fa 13. Io ho un Elysir. Mi sa che ho bisogno di confusion. Cerco di... Che culo. Cerco di utilizzare i teleport, di finirli se serve. Se mai vista. Questo immagino sia utile. Tiralo qua. Evitare le trappole è sempre una buona cosa, ma non voglio portarmelo dietro. Teleport. Ok. E poi uso l'Elysir Max che ho.
Piano 80. Oh Cristo Dio, perché cambia così la host ogni volta? Sì, io sto molto stringendo il culo, raga, ma... Dalle porte. Ma che sfiga del ca... Wow, wow. Che combo. Scale a culo. Fuck. Scale a culo. Figurati, sfera bilame disgustosa. Nice. 81. No, cazzo di grandine fastidiosa. Ah, questo è una sim. Oh, scale, 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 82. Ok. Ricordiamoci che abbiamo. Fammi fare un inventario. Abbiamo un bel po' di baccarancio. Abbiamo anche un seme dormito. Abbiamo un MT usata. Buttala via. Ricordiamoci gli ultimi piani. Abbiamo anche un transfer velo. Scappa sempre. Sì, 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 sì. Perenne spam di teleport qua. Dite che è già da transfer velo? Fai subito Elisir. Please. Ti prego. Ok, evita Parasect. No, dai, ti scongiuro, che cazzo è? Tornato indietro. No, ho sbagliato! No. Sto facendo un disastro. Cos'è sta merda? Sfera lancio. Raga, però... Wow, 2 di danno gli ho fatto, incredibile. Non ci credo. Raga, ho bisogno di un po' di culo con le RNG delle scale, però non si può. Devo levare il transfer velo un secondo. Un po' di fortuna, ragazzi. Un po' di fortuna. Ok, calma. Mela grande. Thanks. 84. Fanculo. Dormi, stronzo. Mi ha scliccato. Due di danno, mostruoso.
Trasfervelo regà mi toglie troppo. Non posso tenerlo fisso. Mi toglie troppa pancia, ci schioppo. Ci schioppo di brutto. Scale a caso, scale a caso, scale a caso, scale a caso, scale a caso. Scale a caso, 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 scale a caso. Scale a caso, scale a caso, scale a caso, scale a caso, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, no, 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 non me lo merito. No, 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 no. Sì, lumisfera. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Merda, sono andando incontro a uno. Fai il giro così. Ce la famo. Se non spawna una roba assurda, ce la famo. Figa, è incredibile la direzione che ho sbagliato qua. 87, 88. Figlia sta merda. Cosa cazzo è questa? Ottimo. Ok. Gaudio seme mostruoso. Tira l'ora, tanto non killo altro. Fa niente che ha sprecato. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo! Dai! Mi ha fatto tornare all'inizio. Non ci credo, raga. Non ci credo, mi ha fatto fare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Ho sprecato tutto. Tiro una tergisfera. Non so, ma tanto non gli faccio niente, che cazzo voglio? 11, in realtà gli faccio del danno a questo. Forse si può fare 1v1, solo stare attento. Non ci credo alla Kazam. Ma raga, come faccio? Non ci credo. Guarda cosa fa. Scale. No, Parsect. Dimmi che ho un modo per gestirlo, un qualsiasi modo. Ho fatto un disastro. Novanta. Fammi tirare il semi-sprint, voglio scappare da Shizor. No, ti scongiuro. Ma non è proprio giusto. Ti prego, dammi una mano, gioco. Gioco, dammi una mano. Non è giusto. Non è proprio giusto. Non è proprio giusto. Teleporto obbligato. Venomoth, finita. Non ci posso credere.
Non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. Raga, non ci posso credere. È veramente disgustoso. Non ci posso credere. Guarda che schifo. Non ho niente, è finita. Provo una bacca arancia. Provo una store di sfera. Prova la sfera mobile. Ho trovato le scale. Raga, guarda! Guarda, sono tutti qui! Non ho più teletrasporto. Provo a mettere riflesso, non lo so. Muori, coglione, godo. 92. Non lo so, questo mi ammazza, vero? Ma come, la difesa cala di molto. Raga, ma quanto ho sfigato. Ma quanto ho sfigato. Ma avrò tirato 10 teleport. Mi ha fatto fare avanti e indietro tra due stanze piene di nemici. Ma quanto ho sfigato. Ma quanto ho sfigato. Non voglio lanciare nessun SOS, figlio di puttana. Ma Cristo! Probabilmente conveniva stare attaccati a Venomoth, sì, però porca madonna! Ma poi, porca troia, io pensavo che Solrock era un pippone, cazzo! Solrock era un pippone, ho sbagliato sia a tirare tutti quei teleport, ma io che cazzo ne so che Solrock è un fallito in un... Che cazzo ne so che Solrock c'ha 4 di quoziente intellettivo, raga! Era scarsissimo, potevo fargli 1v1, ma io che cazzo ne so, ma perché quello è un pippone Shuppet c'ha 160 HP, Dio can! Ma come faccio... Come cazzo faccio a saperlo? Tentato di fare un altro try. 2 ore ci ho messo. È che dovrei fare un po' di cose, ma... Figa, io ero convinto che fossero tutti forti. E Mirko, però col combinatore io finisco i pippi. Non so, forse sì, endgame il combinatore può avere una logica.
Però anche riflesso d'altronde. Però effettivamente se poi Venomoth mi tira 20 argento mi one shot. Ma poi ho preso il drop della difesa speciale. Ero sotto. E ho preso il drop della difesa speciale into. Dai, fammi fare un altro try, vaffanculo. Sono divertito. Ma archivia sto fan club di merda. Anche se non avrei il tempo, dovrei fare altro, ma. No, si perdono tutti gli item. Mi sarà rimasto qualcosa? Capirai. Però, raga, la verità è che abbiamo sfigato. Cioè, pochi cazzi. Avevamo tipo 30 teleport. Bastava beccare più piani con le scale vicino. Bastava che teleport non ci facesse fare avanti e indietro come dei coglioni. Dai, parliamone. Parliamone. Cioè, abbiamo sfigato a livelli mai visti. Vai, ultimo try di oggi. Vediamo che succede. No, che palle, dover ripartire. Immagino che sia un buon inizio come primo item frustrazione, giusto? Ok, questo è un buon inizio, immagino. Tra l'altro è una partita di merda sto try, con io che non trovo cibo. È un gran tentativo. Ok. Va bene. Frustrazione è molto forte, vediamo di non trollarla troppo. Ma magari... Ma un altro? Sarebbe ottimo tirarla su tipo 300.000 schermori. E livellare un po'. Bacca arancia, balzo sfera. Ok. Questo è un coglione. Vabbè, oh, piano 92 è il mio personal best, eh? Suppongo che nella Kaizo Iron sia tipo l'equivalente di arrivare al campione. Qualcosa del genere. Quindi bene. Ok. Lì non c'è un cazzo, c'è una sala. Che stronzo. Spoiler alert, non c'era un cazzo. Ok, mi è andata a troia la mela. Vabbè. Va bene. Anche trovato pochi caudio seme. Uno quando non serviva a niente ho trovato. Ecco cosa ho trovato. Sarebbe ironico. Seme fatto, figurati. Bello seme fatto, raga, GG. Okay. Livello 2. Fanculo. Sto veramente rosicando, cazzo. Sto proprio rosicando. Non potete capire, o forse sì. Sei un executor, infatti. Ok, 45, bene. Se mi hai fatto vicino inutilizzabile, guarda. Ta. Via. Già era inutile prima, figurati ora. Ok. Faccio perdere le scale. Nice. Questo risparmiamolo per più avanti, il Gaudio Semen. Mangiare il semefatto di livello 1 cosa va? Per il fatto che ti richiede un solo punto XP per salire sarebbe paradossalmente utile. È una buona domanda, ma comunque non sarebbe così utile, immagino, no? Questi erano tutti i vicoli cerchi, sì.
Ho già fame e non ho cibo. Perché, beh, oddio, ho una Grimer Pappa. Ok. Poteva succedere prima che trovavo le scale qui, eh? Ma buono, bacca cedro. Vai. Ciao Antonio, la Kazam perché è banalmente il Pokémon migliore per fare questo dungeon. Arrivando alla fine con Teleport puoi fare molto bene. Sarò anche un filo più un filo meno conservativo riguardo alle mosse. Gaudio Seme, Tele Seme. Questi tienili perché immagino Gaudio Seme, mamma mia, doppio Gaudio Seme. Ok. Gaudio Semi, frustrazione. Ok. Sarò un... No, non impossibile farlo alla fine. Sarò un po' meno conservativo sulle mosse, dicevo, per il semplice fatto che mi sembra che tutto sommato, poi a parte i teleport, abbiano un'importanza relativa. Suppongo che il lato positivo di gestire le mosse, cioè di salvaguardare le mosse, sia che salvaguardi anche gli eteri. E quindi è boato. E quindi se vai in difficoltà con i teleport ne puoi tirare di più, ma va bene così. Quanto manca, Alan? 3, 2, 3. Metterai un'eternità a salire di livello, sappilo. Vogliamo affrontare altri Togepi o magari vediamo? Ok. Epico. In tutto questo... Oh, là. Gaudio Seme, facile. Tele Seme. Allora, raccogli soldi, ne ho, no? 904. No! Scusa. Potrebbe avere una sua logica. Continua. Dovrei avere abbastanza soldi, sì. Ok, immagino che il televelo possa essere abbastanza interessante sul finale. Allora, senti, a proposito di robe interessanti, tieniti boato. E tieniti anche la scipposfera. E tieniti anche la rocciosfera. E tieniti anche la balzosfera. Tieni il resto. Ma che è, Cleon? Sei un figlio di puttana. Ma regà, è una merda questo. Fra. Perché? Non ho capito. Oggi scortese il bro. Fanculo. Oggi il bro è scortese. Comunque gli Elisir Max dobbiamo trovarle, se possibile, grazie. Wow. Bello. Sì, immagino sia perché gli ho comprato tutto e si è un po' rattristato o qualcosa del genere. Combinatore, a sto punto vediamo di tenerlo per la fine. È che io il livello 3 lo devo fare, ragazzi. Cioè, sono sfera, queste per i covi possono essere sempre ok. Cioè, facciamo. Livello 3, qualche Elisir magari, no? No. Mangiami la grande. Banditi dal gioco, a quanto pare. Bene, quelli sono solo vicoli, secondo me. Possiamo procedere. No, procedi perché sto finendo Confusion.
Banalmente. Inesistente l'item Elisir. Io ho anche frustrazione, però frustrazione non vorrei. Perfetto. Sei un ginseng. Ok, bene. Questa la prendi. Non la prendi. Bel cringe. Droppo tranquillamente una mela, un sacrificio che sono disposto a fare. Questa è una citazione di Lord Farquaad, nessuno la capirà perché solo io seguo Shrek. La serie TV, logicamente. Ok. Oh, piano 10, a circa un po' dal livello 4. Tra un po' finisco le confusion, ma può andare. Esiste la serie? No, stavo memando. Oh, potrei dar via un po' di robe. In realtà è tutto più o meno utile. Metti giù fuoco bomba, va, se proprio è Cacleon Rubo. Che è terribile come cosa dire. Questa qua la mangiamo prima di salire. Ricordiamocene magari. Vai, non farmi sognare. No, non faranno mai una serie tipo The Shrek, tranquilli. Nice shot, prima o poi ti andrà bene, no? Questo coglione con Splash, ti giuro che... Ah, io ho finito Confusion. Immagino... di essere più o meno costretto a giocare un po' frustrazione. E poi di giocare il mio primo Elisir. Melo. Droppo il bastone per ora, vi dirò. Questo è un coglione. Mangia la Grimer cacca, iscriviti al canale per altri contenuti. Allora, televelo, mela, mela, grime, baccrunch, baccrunch, vai. Giusto un paio di baccrunch mi sa che abbiamo tirato su. Lascialo perdere, Ralz, che dorme, va là. Easy. Top. Lascia giù la Grimer pappa che... se Dio vuole, esploriamo bene, ce la tiriamo prima di prendere le scale. Facciamo che giochiamo tutte le frustration a sto punto. Telesfera non è male. Probabilmente è meglio delle ludisfera. Oh, sorry, non t'ho visto. Muori. Ok. Punto a farmare quanto più XP possibile. Prossimo Pokémon o qualcosa del genere dovremmo farcela. Ok, ho fatto tutto. Sì, va bene, mangio uguale. Vai, tanto di cibo ne abbiamo. Gravel roccia non mi dispiacerebbe, ma... immagino di lasciare giù una delle 50.000 baccarance che ho tirato su, no? Cioè, realisticamente ne troverò molte altre. E comunque non sono fondamentali. Posso pur sempre stollare. Ok. Prima o poi riusciremo a salire, secondo me. A che si è arrivati? 92, raga. Ok, livello 4. Io li killo tutti, ne approfitto per farmare. Senti. Ma si mangia, ti riempi la pancia, cazzo te ne frega. Muori. Ok. Eh sì, abbastanza brutto, è stato abbastanza deprimente, ma... ci riproveremo, che dobbiamo fare, ragazzi? Io sto... bravo, guarda Kazan, complimenti. Io sto bruciando un po' frustration. Senti. Mangia. E ingrandisci la pancia. Tanto siamo messi bene. Ok. Ah, forse c'è un altro... wow, wow. Ok. Sfera oggetto non mi importa molto. Balzo sfera non mi importa molto. Balzo sfera inutile, gravel roccia sì, parabol sfera tutta roba inutile. Okay.
Oh, tra un po' dovrebbero esserci gli schermi. Capisco. Bene. Altra mela grande, ma forse sarebbe un po' greedy ora. Ma penso che lascerò giù il bastone. Ok, qua dovrebbero esserci gli schermori. Ora, è anche vero che l'ultima cosa che vuoi è affrontarli in queste condizioni. Un combinatore già ce l'ho. Fammi comunque esplorare il piano. Ah, qua spammi così. Spammi così. Dove cazzo sono sti falliti? Occhio ai danni che sto prendendo, eh? In più non c'è neanche una matto magica su sto piano. Fai che andiamo al prossimo. Ok, Gaudio sembra matto. Se mai visto, tiralo. Ok. Oh, qua c'è una matto magica. Kujuda. C'è un'altra metti di frustrazione. Ok. No, qua dobbiamo essere abbastanza furbi. No, lì c'era anche probabilmente un Elisir. No, qui cerchiamo di farmare quello che dobbiamo farmare. Ma ci possono essere gli schermori qua? Sì, non ricordo male io. Ok, ottimo. Perché poi dobbiamo rubare a Kecleon, raga. Questo è il concetto. No, Cristo. Sono un clown. Muori. Gazam sale. Schermori introvabile, eh? Comunque. No, non mi tiro il Gaudio se ora lo tiro a livelli più alti, raga. Qua sarebbe un po' stupido, c'è Skarmory che mi dà livelli a gratis. Però, cioè, vabbè, raga, è introvabile. Ma veramente? Quindi andiamo avanti così per un po'. Ma io sono fortunato a sto gioco, eh? Oh, ma c'ho una gran fortuna e non avete idea. Entro uno sculato. Solo nato ci sono. E Utut.
Quando proprio ti va bene Sanitar. Ma possono arrivare gli Skarmory? Thanks. Sono qui apposta. Ok. Non si trova su questo piano. Va bene. Potere del cringe a voi, regala, come al solito. Ok, livello 6. Ok, pancia vuota. Eccolo qua, schermo, che non si trova su questo piano. Poi mi tiro l'elisiera. Qualcuno spiega? Cos'è successo? Davvero, se sto troppo in un piano succede il delirio? Wow, non lo sapevo. Questo è decisamente interessante. Questo vuol dire che siamo per fare un disastro, no? Penso che a breve ci divertiremo. Ho come la sensazione che a breve ci faremo due risate. Questa cos'è che era? Lanciafiamme inutile. Cinta mance, non la volevo. Questo seme è una merda. E lui sta sopra un'altra cinta mance. Bene. Buon game. Facile. Facile, easy per il boss delle torte. E immagino ci possano essere ancora gli scherboli, no? Quindi ok. Però ora ho anche un elisir in più, no? Ne ho due. Ok. Questo in caso è l'ultimo piano di scherboli. Vedremo il da farsi. Trasser vero. Top. Stronzo. Stronzo di uno stronzo di una merda. Ho tirato su frustrazione, vero? Yes. Suppongo, penso proprio che la combinerò ai piani alti, frustrazione. Cioè combino frustrazione con frustrazione per fare 90 fisso e shottare un po' di roba. Allora, sopra c'è la matto magica. Chill. Chill. Alakazam, per favore. Alakazam. Alakazam. Un hit. Un altro. Se possibile un altro ancora. Sta tritando, te lo dico. Un attimino qua.
Cravello d'arancio 10.000 grande. Oh, l'unica cosa. Sì, sarebbe un po' greedy farmare ancora, probabilmente, ma. Considerando che abbiamo i Gaudio Seme, probabilmente non è una brutta play provare a puntare un po' sul livello in questo try, no? Al 7 ci arriviamo facile, in teoria. Dai, vieni qua, stupido. Dove cazzo vai? In realtà posso giocare le gravel roccia, volendo. Ok. Immagino... Ok. Questo lo tritiamo. Sto rischiando decisamente qualcosa lato cibo, ma... Me l'accollo. Poi magari se qualcosa arrivasse... Boh, vabbè. Ok, va bene, tiro una mela grande e mi levo dai maroni. Farei volentieri di più, ma... Altra mela grande. Oh wow, cosa ho fatto? Un disastro. Ok. Ma veramente? Ok, fammi esplorare il piano e poi dopo veniamo a razziare Cacleon. Sì, perdere al piano 92 è fastidioso. Ve lo confermo. Soprattutto perdere come abbiamo perso, cioè in maniera abbastanza fastidiosa. Con un teleport che ci porta almeno tre volte back to back tra un nemico e l'altro. Allora. Stronzi. Allora. No, non posso procedere con un acquisto onesto perché il nastro specs lo voglio. Allora, cosa ti droppo però? Sicuramente un combinatore. Questo fa cagare. Questa la mangi. Di cibo ne hai un po' bisogno, quindi droppi la bacca. Dai, io ho sì, questi te li pago. Ho fatto un disastro. Ho letto male. Bene. Signori, la live finisce qua. Teleport, signori. Guarda qua! Guarda qua! Teleport! Guarda dove mi ha portato! Bam! C'era un tile che non andava bene in tutta la mappa! Vaffanculo, non voglio mai più vedere questo gioco. Via. Bene, no, non farò un altro try perché non ho tempo. In compenso vi faccio vedere un po' di cose. Ve l'avevo promesso. Niente, raga, oggi, dai, tra i... Cioè, piano 92. Ho miscliccato, volevo prendere... Volevo affrontare Odish, ma sono uscito, poi gli ho detto sì. E a quel punto era un disastro, ho fatto un po' un casino. Ma tanto poi il teletrasporto mi ha portato in bocca a Cacleon, quindi voglio dire... avremmo comunque perso. Perché non ce lo meritiamo, evidentemente. Vi fa vedere una cosa... Allora, domani, a parte che questa live vi raiderà la live di domani, ma domani qui su YouTube ci spariamo la randomizer di Pokémon Heart Gold della mappa. Quindi vi fo vedere
vi fa vedere la roba degli obiettivi. La roba degli obiettivi. Allora, il format di domani funzionerà fondamentalmente così. Pokémon Heart Gold, ma la mappa è randomizzata. Significa in buonissima sostanza, in estrema sintesi, che... Scusate, mi sposto al chat di qua perché altrimenti non vedo niente. Significa in estrema sintesi che in Pokémon Heart Gold ogni caricamento di mappa ci condurrà una mappa diversa. E quello che ho pensato di fare è stato andare a inserire la dinamica del bingo. Quello che è scritto qua è stato scelto in larghissima parte dagli abbonati. Oggi ci sono state un sacco di sub regalate. Quindi a maggior ragione, se avete la sub e volete guardare in sezione community, magari se il format vi piacerà domani faremo altre robe. Quindi occhio. Sono 25 obiettivi. Per ogni obiettivo che non completo in 4 ore, per questo devo ancora impostare la live, regalo un abbonamento a YouTube, visto che non ne ho mai regalati. È una buona occasione per farlo. Sono 8 luoghi in cui entrare, 8 battaglie da vincere, 8 item da trovare e infine al centro c'è vinci una gara al Pokéathlon, che è un po' diversa. Non è fatto assolutamente per il semplice fatto che devo per forza mettere 25 sfide in questa roba qua. La torre occulta è quella di Rayquaza. E ci vediamo domani alle 15 con questa roba qui. Ci divertiremo un sacco. Volevo dirvi che sono molto contento, perché per fare questa tabella qua ho dovuto scrivere in programmese. Posso metterlo in chat? Credo di sì. Ho dovuto scrivere in programmese, quindi ho dovuto scrivere tutta questa manfrina qua e ho imparato a farlo, anche se è molto semplice, ma per me significa molto, perché questa è una di quelle classiche cose in cui mi sento un impedito, invece esserci riuscito vuol dire essere forti. Basta, sono gasatissimo. Partecipate alla live di domani, siateci, e se siete abbonati, occhio, perché potrei rifarlo, perché secondo me è una bellissima idea. Domani potremo divertirci molto. Basta, per il resto lo spoilerino ve l'ho fatto. Anzi, beh, vi leggo gli obiettivi già che ci siamo. Allora, sconfiggi le tre fatalitatrici sul percorso 34. Sono quelle raggiungibili a sud di Fiordoropoli con Surf. Quindi ovviamente ci sono anche degli obiettivi che si interlacciano, no? Ad esempio, ottenere Surf vuol dire, cioè, per fare questa roba qua devi avere Surf, quindi dovresti fare Angelo. Entrare nella zona safari, questo è uno di quelli più facili, perché la zona safari non è randomizzata, quindi questo qua in teoria è fattibilissimo. Sconfiggi Silver almeno una volta, anche lì dovrebbe essere abbastanza abbordabile. Giungi al piano meno 3 delle isole vorticose. Il piano meno 3 è la sporgenza che dà sulla grotta di Lugia. Non è la grotta di Lugia, è la parte sopra dove per intenderci si trova una caramella rara. Entrare nella grotta di Giovanni non poteva non esserci, è quella dietro la cascata, non so se lo sapete. Ottenere lenti scelta, anche questa è abbastanza facile, basta arrivare al lago Dira, ci sono un paio di modi per arrivare al lago Dira abbastanza facilmente, ma ovviamente anche qui devi avere Surf, quindi Surf ne abbiamo bisogno. Giungi in cima alla Torre Campana, basta spawnare in cima alla Torre Campana, non è difficilissimo. Entra nella Torre Occulta, stesso discorso, basta trovare il tipo per la Torre Occulta. Ottieni la medicina per Ampharos, questo è abbastanza un incubo, devo essere onesto. Questo obiettivo si interlaccia con sconfiggi Jasmine, perché ovviamente devi prendere la medicina da Ampharos, darla ad Ampharos e sconfiggere Jasmine, quindi entrare nella sua palestra, quindi sarà molto complesso, grazie alle campane che ci salutano. Ottieni una bacca mela, l'ho inserito non solo perché mi avete consigliato voi di prendere delle bacche, ma anche perché si collega con la zona safari. Se riesci ad entrarci hai un Pokémon con furto o provi a catturare Clefairy, puoi ottenere la bacca mela. In più, se otteniamo spaccaroccia e andiamo a spaccare le rocce, poi otteniamo anche l'accesso al tizio di Coach e Buck, ci potremmo ottenere una baccamela in questo modo. Questa è anche una reference alla sfida di Ditto, se ricordate. Ottenere l'upgrade alla Silph è molto semplice, devi entrare alla Silph e ottenere l'upgrade. Sconfigge e cattura un Pokémon errante, questo con la mappa randomizzata potrebbe essere interessante. Vinci una gara al Pokéathlon, dobbiamo vincere una gara al Pokéathlon.
Ottieni Tyrog. Dobbiamo finire nella parte più bassa del Monte Scodelle e affrontare quell'allenatore lì. Ovviamente non ci sarà level cap, non è Nuzlocke. Anzi, uno dei meta più utili sarà andare a catturare un Pokémon molto forte in zona via Vittoria e provare a scular delle catture. Sconfiggere Sandra, che si lega ovviamente a ottenere l'MT di Drago Pulsar. Sconfiggere le Kimono Girl, che si collega a sua volta a Sandra. In più, se sconfiggi Sandra ottieni una Master Ball che ti può aiutare molto con l'errante. Oppure in alternativa con sconfiggi slash cattura Mewtwo, che sarebbe importante avere Mewtwo al 70 fin da subito, per dire. Però ovviamente devi ottenere la Master Ball prima. Entrai nel varco della Via Vittoria. Questo è abbastanza facile perché puoi accedere da quattro porte, quindi immagino che prima o poi succederà. Ottieni il pezzo macchina. Questo è interessante. Devi andare accanto, devi prima andare nella centrale, sbloccare l'evento e poi riuscire a entrare nella palestra di Misty. A quel punto è fatto. Giungi alle rovine Sinjo. Anche questo in teoria è relativamente facile, perché per me giungere alle rovine Sinjo significa o entrare nella casa o entrare nella zona di o entrare nella parte di neve. Quindi sono tre portali fondamentalmente. Forse anche di più, forse quattro, perché sono dentro la casa, fuori dalla casa, dentro le rovine e fuori dalle rovine, quindi quattro portali in teoria è fattibile. Sconfiggere Jasmine l'abbiamo già visto. Giungi in cima al Monte Argento. Non ho messo Batti Rosso perché è irrealistico in quattro ore riuscirci a fare. Il tempo limite che mi do è quattro ore. Però giungere in cima al Monte Argento è un tip ed è semplice. Sconfiggi un Super 4 slash campione. Qui non si vede, ma è Super 4 slash campione. Sì, perché la tabella è un po' sfatta ora che vedo, vabbè, sti cazzi. Anche questo è relativamente facile una volta che hai un buon Pokémon. Sconfiggi Baracattura Mito, l'abbiamo già visto. Ottieni gli occhiali neri, dobbiamo entrare nella zona specifica della Grotta Scura e lì sarà interessante ambientarci. Ottieni l'MT di Drago Pulsar. Questi sono gli obiettivi, spero che il format domani vi piaccia, mi ci sono impegnato. Basta, vaffanculo, io stacco questa stream, finisco di ultimare la live di domani, ci vediamo stasera su Twitch con un po' di Kaizo V, che mi piacerebbe beccare una run sulla Kaizo V, visto che ormai la stanno iniziando a vincere un po' tutti. Oggi abbiamo avuto sfiga. Che vedevo di... Vabbè, guarda come sono belli i miei capelli oggi, guarda come sono potenti. Giovedì vado a tagliarmeli, per una volta che sono belli. Ci vediamo stasera.